Il Master in Comunicazione e Politiche per lo Sport è un'iniziativa che caratterizza l'Università di Teramo fin dalla sua formazione. L'Università di Teramo si è sempre occupata di formazione del dirigente sportivo, sin dai corsi istituiti alla fine degli anni 90 nella sede di Atri. Negli ultimi anni abbiamo ripreso questo percorso formativo dedicato appunto al dirigente sportivo. Il dirigente sportivo deve avere una formazione multidisciplinare, deve conoscere elementi di diritto, di economia, di comunicazione, elementi storico-sociali e deve avere una forte formazione etica, perché il ruolo del dirigente sportivo, come è a tutti noto, è un ruolo che ha una forte responsabilità sociale. Il bando del master è aperto fino al 30 novembre, ci si può iscrivere con una laurea triennale e un master di primo livello, ma si può accedere anche come uditore se non si possiede la laurea, ed è un percorso che ha visto il nostro Ateneo appunto in prima linea, proprio perché lo sport ha una valenza centrale nella società contemporanea e quindi il bisogno di dirigenti sportivi è un bisogno forte. Essere dirigente sportivo non significa semplicemente organizzare una partita, ma avere una visione umanistica di lungo periodo e di grandi valori. Quindi il nostro impegno come Ateneo è quello appunto di metterci a disposizione di tutti coloro che vogliano dedicare la loro vita, la loro professionalità a questo mondo, che tra l'altro è un mondo che attiene molto l'educazione dei giovani, quindi è un mondo che veramente richiede grandi responsabilità ed ha una sua funzione specifica per il futuro dei giovani, ma del corpo sociale nel suo insieme.